Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova video lezione. Oggi parliamo di composizione percentuale o composizione ponderale. La conoscenza di questi dati è importante in quanto può essere un fattore preliminare per andare a risolvere un problema di stechiometria e può essere anche importante nel momento in cui dobbiamo andare a calcolarci, per esempio, la formula minima di un composto. Quando parliamo di composizione percentuale, parliamo anche di formula di un composto e conoscendo la formula di, molecolare di un composto possiamo de determinare in maniera immediata il numero di atomi che la compongono e conseguentemente anche la composizione percentuale di ogni singolo elemento. Facciamo riferimento a una molecola generale A di X, B di Y e C di Z. Ora, in accordo con la legge di Proust, la quale afferma che gli elementi costituenti una molecola stanno tra di loro in rapporti costanti e definiti, è possibile andare a determinare la composizione percentuale dell'elemento A, per esempio, dell'elemento B e dell'elemento C nella molecola. Ora, A, X, Y e Z cosa rappresentano? Rappresentano il numero di moli di A, quindi il numero di moli di A, Y è il numero di moli di B, Z è il numero di moli di C. Conoscendo il peso atomico di A, di B e di C, possiamo risalire alla massa di A, che è uguale quindi al numero di moli, quindi x moli per il peso atomico di A, la massa di B è uguale a y moli per il peso atomico di B e la massa di C è uguale a z moli per il peso atomico di C. In questo modo quindi possiamo calcolarci la massa di ogni singolo elemento che costituisce la molecola. Facciamo immediatamente un esercizio semplice andando a considerare per esempio l'acido solforico H2SO4. Cosa ci dice? Che una mole di H2SO4 contiene 2 moli di idrogeno, una mole di zolfo e 4 moli di ossigeno. Pertanto è possibile andare a definire la percentuale, il peso che ha ogni elemento nella molecola. Chiaramente noi facciamo sempre riferimento a 100 grammi. Ora, quindi la percentuale dell'idrogeno, quindi questa regola che vale per tutti, sarà pari a che cosa? Al numero di moli, che in questo caso è 2, per il peso atomico dell'idrogeno, fratto, quindi mettiamo qui idrogeno, fatto il peso molecolare che è 98 grammi mole dell'acido solforico. Pertanto la composizione, quindi la percentuale di idrogeno, sarà pari a 2 per 1,008 grammi su mole fratto 98 grammi su mole. Il valore è di 2,04%. Quindi abbiamo calcolato la percentuale di idrogeno nella molecola. Ora vediamo di determinare la percentuale dello zolfo. Nello stesso modo si procede, quindi abbiamo una mole solamente, quindi sarà 1 per il peso atomico dello zolfo che è 32 fratto 98 grammi su mole, che è il peso molecolare dell'acido solforico, e il risultato sarà pari a 32,65%, che può essere espresso in 100 grammi come 32,65 grammi oppure 2,04 grammi. Vediamo adesso la composizione percentuale dell'ossigeno. In questo caso abbiamo 4 moli di ossigeno, quindi 4 per 16 grammi mole, che
che è il peso atomico dell'ossigeno fratto 98 grammi mole, il valore che ne esce 65,26%. Chiaramente la somma 32,65 più 65,26 più 2,04 deve dare un valore pari a 100 oppure molto approssimato. Questo modo di procedere è uguale per tutte le molecole. Ora vediamo di risolvere un altro problema che può essere propedeutico, per esempio, a una reazione chimica. Molto semplice, ci dice di calcolare quanti grammi di alluminio sono contenuti in 371 grammi di ossido di alluminio. Il peso molecolare dell'alluminio e dell'ossido è pari a 101. Quindi in questo caso ci calcoliamo la percentuale dell'alluminio, quindi l'alluminio abbiamo 2 moli, quindi 2, mettiamo moli, così è più semplice, per il peso atomico che è 27 grammi mole fratto il peso molecolare che è 101,96 grammi su mole, il valore che ne scaturisce è pari a 52,92%. Chiaramente l'ossigeno, se è corretto il calcolo, deve quindi essere pari alla la quantità che bisogna, che è necessaria per arrivare a 100. Ora vediamo i grammi di alluminio presenti in 371 grammi. Quindi cosa facciamo? Quindi massa dell'alluminio è uguale a 371 grammi per la percentuale che è il 52,92%. Il risultato è 196,34 grammi. Quindi in 371 grammi dell'ossido, ben 196,34 sono formati da alluminio puro. Ripeto, questo potrebbe essere un esercizio, per esempio, in cui ci chiede quanti grammi di alluminio reagiscono completamente a partire dall'ossido per dare un composto X o Y o Z. Bene. La prossima lezione invece andremo a definire la formula minima e la formula molecolare. Spero che la lezione vi sia piaciuta, iscrivetevi al mio canale o schiacciate un like.